Smaltita la Coppa Puglia maschile con il secondo posto per l'Iposea Ulas, il weekend della pallavolo torna ad essere in primo piano con le quattro formazioni ufantine impegnate in una finale di stagione ancora tutto da scrivere. Partiamo dalla settima di ritorno della Serie C regionale uomini, proprio con i biancazzurri di Roberto Ferraro che, smaltita la delusione per la beffa in finale contro l'ASEM Bari, tornano in campo nella settima di ritorno della Serie C regionale con l'impegnativa trasferta contro l'Atletico Pallavolo. Nel precedente turno di campionato i biancazzurri avevano osservato un turno di riposo. Invece per la Serie C regionale donne, partita da vincere a tutti i costi per accedere quantomeno ai play-out per la pallavolo cirignola. Le fucsia guidate da Michele e Valentino, reduci dalla sconfitta interna subita ad opera dell'Amatori Bari per 3-0, affrontano un'impegnativa trasferta a Molfetta. Domenica invece il campionato di Serie B2 nazionale donne propone l'ottavo turno di ritorno con l'impegnativa sfida interna per la Libera Virtus Cerignola. Le ragazze virtussine guidate da Michele Drago e Cosimo Di Lucia ospitano il Volare Benevento e cercano riscatto dopo la sconfitta subita contro la Torrese Napoli. Infine, per la prima divisione maschile, derby tutto cerignolano per la sesta di ritorno del campionato. Di fronte al Palasport Nando Di Leo sempre domenica, la Mondosport Betta Cerignola e la Fuoricorso Caffè Udas, attualmente al secondo posto in classifica. I ragazzi di Giuseppe D'Alessandro avevano battuto nella quinta di ritorno il Volley Capitanata.